Con il discorso del chess di Bill Gates, si chiude praticamente la sua esperienza all'interno dell'elettronica di consumo. Un Bill Gates che attraverso il software è l'unico che ha creduto realmente nelle possibilità del software, è la persona che forse ha più di tutti contribuito a creare un'industria del software al mondo, cosa che è riconosciuta peraltro dalla cerebrale amico Steve Jobs. Bene, il discorso di Bill Gates a Las Vegas è stato particolarmente accorato, anzi diciamo che abbiamo visto in questi anni una grande trasformazione di Bill, da persona timida, introversa, a persona spiritosa che insomma si lascia anche andare. L'altro anno si è visto con travestito da Harry Potter, quest'anno da rockstar, inserendo praticamente un sacco di star all'interno del proprio filmato e prendendosi anche un po' in giro, ma presentando anche tecnologia estremamente interessante ed all'avanguardia. All'avanguardia, tanto che diciamo Surface sarà il prodotto forse più atteso del prossimo futuro, dell'immediato futuro, mentre diciamo le altre tecnologie sono lì per essere mature, ma non lo sono ancora. Penso principalmente a Vista, un prodotto straordinario che uso abitualmente, ma che fa fatica a infilarsi all'interno delle aziende. Sto pensando ad Office 2007, prodotto che ha incontrato qualche difficoltà, però stiamo parlando di un anno per Microsoft che è stato straordinario in termini di profitti, per cui se queste sono le crisi, datemi tutti gli anni delle crisi come queste che vanno bene così.